sei pronto? Bene, non so quanto aspetteranno ancora. Fame! Se non mi farai assaggiare il tuo nuovissimo, immagino delizioso, croccante di mandorla, pistacchio, nocciole, frutti di bosco entro 10 secondi, potrei anche... Frutti di bosco collegati ai pistacchi, mandorla... Quando ho sognato questo nuovo sapore, non avevo idea che avrebbe avuto tutto questo successo prima ancora di farlo. Pronto! Devo assicurarmi che ce ne sia abbastanza per tutti. Potremmo mangiarci una via di fuga. Oppure... Snowball gelato! E poi melanza! Abbiamo comprato i biglietti online! E siamo così emozionati! Avremo il miglior libro di tutti i tempi, trasformato nel... Miglior libro di tutti i tempi! Ah, il mio biglietto? Scomparso? Oh, il film è tra 5 minuti! Andate senza di me! Sarò qui ad aspettarmi! Gli amici veri non si abbandonano mai! Oh. Giusto! Sì, proprio giusto! Beh, Sì! Fermate quel biglietto! Forza! Ragazzi, vai! Andiamo! Dove? Prendiamo la scala che sale! O quella che scende! Entrambe! Beh, non ho il vestito adatto! 4 minuti al film! Adattissimo! Oh no! Ce l'ha! Oh! Non ce l'ha! A tutta velocità! Tutti pronti per motore, azione, Chuck si gira? Andiamo! Abbiamo un film da vedere! Questo film è orrendo! Concordo! Era così brutto! Pessimo! Perché nessuno mi ha svegliata? Quando esce il seguito, ricordatemi di perdere il biglietto di nuovo! Non ce la farò mai! Devo fare la torta per la festa di Lady Synchrony, ma non sono all'altezza! Il suo stile è così avanti che potresti viaggiarci nel futuro! Ti aiutiamo noi! Siamo praticamente delle esperte di Lady Synchrony! Chrissy mi ha fatto vedere tutti i suoi video! Io ho letto le sue interviste! Kirsty, noi sappiamo esattamente quello che le piace! Ciambella allo yogurt! Torta ai lamponi, soufflé di banane! Dolcetti, pane e pistacchio! A Lady Synchrony piacerà di sicuro! A me dolcetti, pane e pistacchio! Torta ai lamponi o niente! Farò da sola! È ora! Oh, sono tutti dolci così belli che non so davvero quale scegliere! Certo, sarà la di Synchrony a decidere! Sì, il mio! Non credo, no! Sento che non andrà a finire bene! No! E adesso cosa penserà Lady Synchrony? Io penso che abbia
Abbiate catturato il mio stile all'avanguardia in una torta. Geniale! Meno male che sappiamo cosa piace alla nostra star preferita. Beh, più o meno direi. Andranno nel mio album delle migliori amiche, perché mostrano quanto siamo amiche e quanto siamo belle. E ricordate di sorridere. Vi ho dato le istruzioni sulle vostre posizioni per un motivo. L'ordine è Shani, Kirsty, Lea, Laila, io, poi Polly. Farto, spostiamo, facciamo come dice. Ehi, hey, chi ha premuto il pulsante? Non va bene. È rotto, l'aggiusto io. Aggiustala in fretta! Questo non è assolutamente quello che volevo! Ci sono! Cerchiamo di restare calme! Aggiustato! Pronte? Sorridete? Pensavo che l'avessi aggiustato! Preparo la prossima! Album non ci vanno! Chrissy, i tuoi capelli sono... Una foto dove non stai aggiustando qualcosa! Questa è divertente! Fammela vedere di nuovo! Le foto per l'album delle migliori amiche più belle di sempre! Recipiente del gelato diventando la sorpresa gelato gomosa di Polly! L'avventura di oggi è innanzitutto rendere felice Lia. Oh, la mia collana! L'ho persa! Come potresti averla persa? Cambio di programma. E allora, Laila, com'è fatta? La collana ha un ciondolo ovale, grande così, rosso rubino. Ecco la collana, ma niente rubino. Ehi, assomiglia a questo. Oh, che bello, l'hai trovato! Non proprio, mi dispiace, questa è una caramella. Oh, ma allora... Devo fermare la macchina delle caramelle gommose! Opla! Cerchiamo il ciondolo rosso rubino! Ma come lo riconosciamo? Beh, sarà l'unico che non appiccica! Su, forza, iniziamo a cercare! Tra queste il ciondolo non c'è! Che cosa facciamo ora? La pista è lassù! Se finisce nel recipiente del gelato non riusciremo mai più a trovarlo! Non ce la farà, è impossibile! Intendi dire questo? Grazie! L'avevo messo da parte! Delizioso! Oh, ragazze, mi ero dimenticata di dire che era una caramella! Quelle rosso rubino sono le mie preferite! Ok, il ciondolo è stato ritrovato! Ora chi vuole del gelato? Io sì, Polly! Grazie! Che ce ne sia abbastanza per tutti. Polly! No!
sancito. Potremmo mangiarci una via di fuga. Oppure... No, vamo! Gelato! E poi merenda! Polly only Polly transforms your day into a world of adventure. Polly only Polly. Best day ever. Polly only Polly. World of adventure. Best day ever. Just that Polly. Allora, chi vuole andare? Vai tu, Laila? Io? Oh, a dire il vero... Io sono già salita due volte! Non l'hai fatto neanche una volta! Le luci mi abbagliano! Dai, Laila, non fare la pignola! Io non sono affatto pignola! Beh, allora mettiti l'imbracatura! Ma io ho appena mangiato! Oh! L'avventura di oggi è aiutare Laila a divertirsi e a smettere di trovare sempre delle scuse! Non posso farlo, Polly! Io, sono allergica all'altezza! Non sei molto credibile! No! A che altezza sono adesso? 15 centimetri in più dell'ultima volta che l'hai chiesto. Oh, mamma, una mossa falsa e io potrei precipitare di sotto. Che cosa ho sulla faccia? Solo una goccia di sudore. Il sudore mi rovina lucida labbra. Fatemi vento, vi prego. Ok, c'è qualcos'altro che possiamo fare? Beh, ecco, io avrei un po' di sete. Subito. È più fredda. Devo rimettere il mio lucida labbra. Indosso questo vestito da un po' e qualcuno può andare a comprarmene uno nuovo. Oh, basta, ragazze, non ne posso più di lei. Guarda, Rick, che sono io quella che è aggrappata quassù. Perciò sappi che dovrei chiedere anche un po' di patatine per lo sforzo. Ok, è il mio trisolletto. Lo facciamo per il tuo bene. Oh, dolce, dolcissima terra. Potrei anche baciarla. Ok, allora potrei farlo. Ragazzi, ragazzi, vi ho mai detto che sono seriamente allergica alla terra? I miei amici mi nascondono il regalo. Ma io lo trovo sempre. Scusate, quasi sempre. Eh sì, quest'anno lo hanno nascosto bene. Adoro la caccia. Rick, Polly cercherà sicuramente qui. Così ho nascosto tutto nel mio posto preferito, Laila. Ok, il suo posto preferito. Oh, il centro commerciale. Laila, davvero? Il centro commerciale è troppo facile! Ho nascosto il regalo sulla cima del Monte Panorama, dove sarà al sicuro dalla cacciatrice di regali Polly! Shani! Non sanno con chi hanno a che fare! Ah! Dolce vittoria! Non riusciranno a depistarmi! Ah! Di nuovo! La sorpresa si trova a casa di Polly! Astuto! Sorpresa! Buon compleanno! Ti è piaciuto il regalo? Quale regalo? Qualcosa che non potevi sbirciare! Un'avventura! Ci siamo impegnate davvero molto! Ah! Quindi era una specie di caccia al tesoro? Era quello il mio regalo? Ciao! Ti è piaciuto? È stata una mia idea! No, non è vero! È stata una nostra idea! È stato divertente, vero? Sanno esattamente con chi hanno a che fare! È il più bel regalo di compleanno della mia vita! Io non mi sono spaventato. Conosciamo i tuoi scherzi, non ci puoi spaventare. Bel tentativo. Sei noiosa. Ne siete proprio sicuri? È un blackout, state calmi. Noi non abbiamo paura neanche del buio. Però mi piacerebbe avere una torcia. Ciao,
Certo, torno subito. Paura! Sbagliato! Io me ne vado. Andiamo, pensavo conosceste tutti i miei scherzi. E mi porto anche questi e questo. È divertente, vero? Mi dispiace. Mi dispiace davvero. Non c'è nulla di cui aver paura. Ok, forse c'è. Rick, ragazzi, c'è qualcuno? Ok, va bene. Io non conosco tutti i vostri scherzetti. Vi faccio i complimenti, ragazzi. Al solito ci farà uno scherzo mentre dormiamo. Ma di che parli, Shani? Lo fai sempre! È vero! Ho troppo sonno per le stupidaggini, quindi io vado a letto. Ma se fossi in voi, ragazze, mi guarderei le spalle. Polly non è l'unica strega qui che può fare scherzi notturni. Oh! Posso solo immaginare cosa faresti ai miei capelli mentre dormo. Insomma, la sua voglia non è Quindi niente letto per prima. Beh, io sì. Ci vediamo domani mattina. Tanto sonno, però forse se mangio non mi addormento. Devo ballare. Mi terrà sveglia? Ho visto questo film un milione di volte, è così tanto rilassante. L'aria fredda mi terrà sveglia. Ok, mi sembra che funzioni. Questo ingresso è così confortevole, quasi quasi chiudo gli occhi solo per un momento. Io... non posso continuare, ok? Nessuno stanotte farà scherzi a nessuno! Di sicuro! Buongiorno! Chi è che ci ha truccato? Io ho dormito, 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 ma forse sono una sonnambula! Pannocchie e gelato. Oh, hot dog, non sembrano straordinari. Prova, assaggiamo. Che assaggiare! Qual è il tuo segreto? È cotto lentamente sopra un vulcano in eruzione. Sul serio, è vero. Questo sapore deriva unicamente dalla cenere di lava prima che erutti. Serve solamente un parapendio ignifugo, un triplo spiedino telescopico e tempismo perfetto. E tada! Il migliore hot dog del mondo! Per favore! Io potrei crederti, Polly, solo se quella pannocchia è buona come sembra. La nuvola di nebbia al mais, certo, cresce solo in cima alle montagne più alte. I semi sono portati dalle aquile e bagnati dalla nebbia di mais. Non esiste una nuvola di nebbia al mais! No, è totalmente vero! Questa è davvero una storia extra, extra, straordinaria. È vero, e adesso la storia di questo gelato. Io lo chiamo allacciate le cinture, si parte con Polly. L'aeroplano aveva i finestrini aperti. Ma dai! Guarda che noi vogliamo la verità, non un'altra storia di Polly. Ci dice la verità, Polly! Ok, l'ho comprato al negozio di gelato. Finalmente credibile! Dove volete il gelato in viaggio con Polly? Oltre a non credermi, non possono mangiarlo tutto. Mi serve un posto dove tenerlo al fresco. Quant'è lontano il Polo Sud?
L'avventura di oggi sarà fantastica. Oggi Laila e Chrissy saranno intervistate da Kiyomi Shik, la più famosa giornalista di moda. Vado io. Sorpresa. Kiyomi Shik? Sì. Chrissy, Laila, è per voi? Non possiamo, ci stiamo preparando per... Kiyomi! È in anticipo. Oh, siete pronte per indossare la vostra nuova linea di moda, vero? Certo, dacci un secondo per cambiarci. A che punto siete? Avevo detto a Laila di assicurarsi che consegnassero in tempo i nuovi vestiti. Sì, ma poi ho detto a Chrissy di farlo lei. E quindi posso immaginare che i vestiti non siano mai arrivati. Proprio così? Ma andiamo, non può essere così difficile. Allora, qual è la prima regola della moda? La prima è essere sicuri di se stessi. Ecco il nostro nuovo look. Oh no, non esiste mai e poi mai. Sì, lo faranno. Oh, ma guarda, un tutù, delle ali e una coda. C'è forse una nuova moda un po' frufru di cui non ho mai sentito parlare. Tu non hai mai, sentito... la moda miau? Beh, ecco, a dire la verità, io non... Ma è fantastico! Oh! Abbiamo scoperto che siete proprio voi le designer che hanno creato questo look miaulizioso! Ma non è fantastico? Ho visto di tutto, cose di ogni genere, ma non avevo mai visto una cosa come questa! È terribilmente eccitante! Ne uscirà un articolo favoloso! La moda miau! Ok, sono entusiasta! Polly only Polly transforms your day into a world of adventure. Polly only Polly. Sì, ma hai visto il mio volo d'angelo? Sì, Polly. Quale parte del tuffo ti è piaciuta di più? Mi è piaciuta la parte in cui eri sott'acqua. La parte in cui mi sono rigirata, ritorta e poi sono entrata nell'acqua è stata fantastica. Polly ha così tanta energia, è davvero inarrestabile. Vi dico che niente è inarrestabile. Ho trovato! La fermeremo facendola accelerare. Potrebbe funzionare. Stancheremo Polly facendole fare tutti quei fastidiosi tuffi il più velocemente possibile. Genio! Ehi, Polly, ci piacerebbe tanto rivedere quel fantastico volo d'angelo. Più velocemente, però! Grandi, mi piace il pubblico! Guardate questo adesso! Ammaraggio! Quindi? Scusa, ho sbattuto le ciglia! Davvero non hai visto nulla? No, non lo vorresti rifare! Super Splash! Io non l'ho più! Un altro! Woohoo! Serve una pausa. Okay. Finalmente pace e quiete. Vai! Eccomi fresca e riposata. Mi piacciono i pisolini. Ora fate attenzione. Questa volta sarà triplo volo d'angelo. Ve l'ho detto, mai sottovalutare il potere di Polly. Varietà di melanzane, farò degli sformati perfetti e poi li venderò. Ho 21 teglie. Oh, ne ho solo 20. Oh, andrò al negozio a comprarne un'altra. Ma intanto chi sorveglierà il mio orto e terrà lontano i ladri? L'avventura di oggi è sorvegliare il tuo orto. D'accordo, Polly, però devi fare molta attenzione a... Sto tranquilla, il tuo orto è al sicuro con me. Queste sono le ultime che rubi. Oh no, ne è rimasta solamente una. Kesty ci rimarrà male vedendo che non potrà riempire tutte le teglie. Ho trovato il concime. Con questo la crescita sarà veloce. Tu questa non la toccherai! No. Adesso chi è che ride? No, ce l'ha fatta di nuovo! Polly! Kirsty, volevo solo dirti che...
proprio come tu ci sei riuscita. Non lo so davvero. L'avventura di oggi è fare il giro del mondo in 80 minuti! Pilota automatico, tocca a te! Penso che dovremmo tornare subito a terra, prima che sia troppo tardi. È già troppo tardi! E questa è la linea di partenza! Fantastico! Kirsty, vai con l'orologio! Via! Aggrappatevi, ragazzi! No, il pilota automatico crede che sia un temporale e sta solo cercando di evitare i lampi. Forse! Non si può fare il giro del mondo in 80 minuti così! Dobbiamo rimettere la barra di nuovo sul pilota automatico. Forse riuscirò a raggiungerla da qui. Su, lanciate le vostre scarpe! D'accordo! Uno, due, tre! Scarpe? Oh, ok! Niente male! Tempo per recuperare e girare intorno al mondo in 80 minuti. Livello minimo di carburante. Allacciate le cinture per l'atterraggio. Oh, sì, davvero bello. Ma come è potuto succedere? È stata tutta colpa di quella barra di comando che... Polly, fermati! Hai appena girato intorno al Polo Nord. Questo tecnicamente significa che hai appena girato intorno al mondo in 80 secondi! L'avventura di oggi è girare intorno al mondo! Non c'era! Benvenuti nella casa dei giochi di Polly! C'è spazio per tutti! E potete aiutarmi a finire di pitturare! L'avventura di oggi è costruisci il tuo divertimento! Ragazze, è abbastanza grande per un campo da basket! Stai scherzando! Questo posto è perfetto per una discoteca! Puoi farci una discoteca quando toccherà a te! Questo è uno splendido studio per un artista! Ehi, qui ci posso fare i miei esperimenti! Tieni i tuoi orrendi affari esplosivi lontano dal mio tavolo da pranzo! Ci farò i miei esperimenti! Potrebbe essere un fantastico centro di soccorso per gli animali! Gli animali servono un centro di soccorso? Pensavo ci fosse abbastanza spazio per tutti. No! Per costruire il vostro divertimento bisogna rendere questa casa più grande. Ah, sì, ho trovato il modo per risolvere il problema. Adesso ordino il necessario. Questa è la tua soluzione. Sì, ora dovrebbe esserci spazio per tutti. Delizioso! Sì. Fare canestro al contrario non è una cosa molto facile. E forse dovrei costruire un'altra stanza. Io non mi sono spaventato. Conosciamo i tuoi scherzi, non ci puoi spaventare. Bel tentativo. Sei noiosa. Ne siete proprio sicuri? È un blackout, state calmi. Noi non abbiamo paura neanche del buio. Però mi piacerebbe avere una torcia. Certo, torno subito. Ora! Sbagliato! Io me ne vado! Andiamo, pensavo conoscere.
conosceste tutti i miei scherzi. E mi porto anche questi e questo. È divertente, vero? Mi dispiace. Mi dispiace davvero. Non c'è nulla di cui aver paura. Ok, forse c'è. Rick, ragazze, c'è qualcuno? Ok, va bene. Io non conosco tutti i vostri scherzetti. Vi faccio i complimenti, ragazzi. Guidare tra i boschi. Guardate quelle montagne. Ehi, ci siete? Brava, Chris. Nessuno di loro osserva questi paesaggi straordinari. Ho trovato, allora l'avventura di oggi è avere un'avventura. Ciao, Rick. Che ci fai qui? Ti sei perso? Siamo in un parco, è impossibile perdersi. Possiamo esserci perse, siamo vicine a... Perse? Oh. E ora, che facciamo? Proseguiamo. Troveremo qualcuno che ci indichi la strada. Questa è la situazione in cui non so che cosa fare. Qui è dove... Le ultime persone che si sono perse da queste parti alla cena non ci sono arrivate. Mai! Questa storia io l'ho già sentita. Salve, straniero! Anche se mi dovessi perdere, il mio look dovrà essere sempre perfetto. Laila, quanti lucida labbra abbiamo? Uno. E se non riuscissimo più a procurarcene altri? Cosa? Quanto pensi che potrà durare questo qui rosa? Poco! Questa è una tragedia! Ciao, Rick! Ciao, vi siete perse? Io? No, ma loro sì. Volevo solo avere un'avventura. Ehi, ho solo un attacco al mio telefonino! Tu dammelo! Adesso vediamo se riesco a... No, non funziona! Quanto pensi che ci metteranno a capire che non sono mai uscite dal parco? Dobbiamo dirglielo? No! Ci posso credere, ma... Lady Synchrony si esibirà dal vivo oggi! Ma il concerto dove lo terrà? Potrebbe tenerlo ovunque. Forse potrebbe anche esibirsi nel tuo cortile. Nell'ultimo servizio sul suo blog indossava un cappello che sembrava proprio... La Torre Eiffel! È un indizio! In quanto tempo possiamo arrivare a Parigi? Chrissy, Laila! Hai visto la sua intervista dell'altro giorno? Quella in cui lei stava davanti a una palma? Tipica delle... Hawaii! Che cosa aspettiamo? No! Avete capito male? Polly, scusa, ma tu non sei esperta su Lady Synchrony quanto noi. L'ultima volta che si è esibita ha cantato sushi, sushi, sushi. E le sue super fan vanno in Giappone. Ragazzi, aspettate! Che cosa? Non ti sento! Ti richiamo dal concerto! Lady Synchrony, arriviamo! E Polly dice che sa dove si terrà realmente il concerto. Pensi sia vero? Polly, ti manderemo una foto dal concerto che è... a Tokyo! Aloha, Polly! Scusami, ma ora non posso parlare. Aloha significa arrivederci, quindi... Aloha! Pronto? Pronto? Ho attaccato. Mi sento come se mi avessi tradita. Nessun concerto! Non è possibile! Qui non c'è niente, solo delle bellissime spiagge. Ciao, ragazze! Ciao, Rick! Se non volete ascoltare me, forse vi farà piacere ascoltare Lady Synchrony! Lady Synchrony è fantastica! Sushi, 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 yeah! Otto, sì! Kirsty, ce l'abbiamo fatta! La prima fila è nostra! Non sono mai stata davanti prima d'ora!
Paura? Eccitazione? Divertimento? Ah, questa è la cosa più fantastica che abbia mai fatto. Questo in assoluto sarà il giorno migliore di sempre. Ehi, scusa, non si passa avanti. Ehi, questo tipo non ha rispettato la fila. Ci è passato davanti, fa qualcosa. 2, 4, 6, no! Avrà il posto in prima fila. Che maleducato. E va bene, non è così importante. No, invece è importante, i posti davanti sono i migliori. Scusa. La mia amica e io volevamo sederci davanti. Potresti lasciarci passare? No. Oh no! Non è andata bene. Già, vedo che te ne sei resa conto, Polly. Mi è venuta un'idea, spero che funzioni. E posso? Puoi cosa? Fidati, sistemeremo il maleducato una volta per tutte. Bene, ce l'abbiamo fatta! Tra un anno sarai abbastanza alto per salire sulle montagne russe. Evviva il miglior giro di sempre! Così caldo che potremmo friggere le uova sul pavimento. Io non lascerei mai la piscina per nulla al mondo. Sono felicissima di non essere con Ricco oggi. Perché? Che sta facendo? È ad una maratona di skateboard che raccoglie fondi per un centro che salva le tartarughe. Che bello! Io mai con questo caldo! Il sole scotta! Spero che stia bene. Rick? Ciao, Polly! Tutto bene? Oggi non è troppo caldo per fare una gara? No, sono al fresco! Cioè, ho caldo! No, non ho caldo! Forse sto abbastanza bene! Colpo di calore? No, sto bene! Lui parla sempre così! Sei proprio sicuro che devi farlo oggi? Devo farlo! Quelle tartarughe contano su di me! Ciao, Rick! Sono al fresco nella piscina! E io bevo una limonata! Oh, no! Chrissy? Ha detto limonata? Ha detto... limonata? Limonata. Aiutiamo Rick, l'avventura di oggi è aiutarlo a rimanere fresco. Chi è con me? Io! Ma io non lascio la piscina. Neanch'io mi muovo. Ho avuto un'idea, funzionerà. Una limonata per me. No. Se non puoi portare Rick la limonata, puoi portare la limonata a Rick. Questa sì che è vita. Ciao, ciao. Ladri di perle? Scusa. È la cosa giusta. E ne hai ancora solo 10.000 da restituire. Scusa.
Perfetto. Sono Rick e sto filmando. Oh, ciao. La missione di oggi è quella di intervistare Polly per scoprire ciò che rende un giorno il più bello di sempre. Ora devo trovarla. Polly? Polly? You? Per parlare con me dovrei prima riuscire a prendermi. Ehi, Rick, che c'è? Eh? Prendimi! Ehi, aspetta, ti devo chiedere una cosa! Ah, immaginavo. Non credo mi renderà le cose facili. Avanti, Pocket. La caccia è aperta. Chris, ti sto aspettando! Lo sai che la perfezione richiede tempo, Laila? Stupenda! Ehi, avete visto Polly? Sto cercando di intervistarla. Tempismo perfetto! Puoi documentare la nascita della fantastica, super favolosa, più meravigliosa collezione di moda di sempre! Diventeremo così famose! Sì, sembra molto interessante, ma devo davvero trovare Polly. Siediti! C'è ancora qualcosa che non va. Penso che quel vestito starebbe molto meglio a me. Perfetto! Io invece dico che starebbe molto meglio a me! Pensi? No, no! Qualcosa non va! Oh, aspetta! Dammi quella chiusura! Forza, sbrigati! Ehi, è mia! Forza, dammela subito! Eric! Polly! Ecco dove sei! Vuoi dire ecco dov'ero? Da che parte è andata? Il giorno più bello di sempre! Ehi, Shani, hai visto Polly? Sto cercando di intervistarla riguardo a... Shani? Shani! Oh, ciao, Rick! Straordinario, non trovi? Sì, certo. Ehi, allora, questo hai visto... Questo cambierà tutto il mondo. E dovresti filmarlo. Devo andare. Qual è il più grande problema della società oggi? Forza, indovina. Forse doversi alzare dal divano per andare a prendere il telecomando dall'altra parte della stanza? Assolutamente sì! Ed ecco perché ho creato il dispositivo Trova ovunque il telecomando Super Turbo! Forte, ma non puoi alzarti e prenderlo da sola? Non è fantastico? Guarda! Questo capolavoro della perfezione è programmato con un nuovissimo software che permette di trovare qualsiasi telecomando entro 260 km. La sua intelligenza artificiale è epica e la macchina fa le fusa come un gattino in una fabbrica di coccole. Oh? È il giorno più bello di sempre! Polly! Ehi, Lia! Per caso hai visto... Shh! Ora sto facendo un safari nella natura! Scusa! Ciao, Rick! Sono felice di vederti! Vuoi farlo Scusa, con... Scusa! Non posso! Sto cercando Polly e quindi non... Ecco, io... Beh, in fondo posso rimanere un minuto! Vediamo quali altre creature possiamo trovare! Ok! E poi osserviamo gli uccelli! Che forte! Hai sentito? Deve essere il passero canterino della Colombia! Becco blu e petto argentato! Molto raro! Potremmo avvistarlo se non facciamo rumore! Oh! Il passero canterino della Colombia! Non avrei mai pensato di vederne uno! Lia, non penso proprio che sia... Lo so, nemmeno io pensavo di poterlo vedere! Che grande scoperta! In realtà penso che sia solamente... La cosa più incredibile mai vista! Lo so! Oh, il giorno più bello di sempre! Ciao! Ok, ciao ciao! Nuova strategia! Basta inseguimenti! Adesso aspetterò che sia Polly a venire da me! Non si perderebbe mai un giorno di shopping qui! È solo una questione di tempo! Ehi! Polly! Wow! Ehi, Kirsty, hai visto Polly? Sto cercando di intervistarla per scoprire... Allora? Deliziosa! Forse, ma ancora non abbastanza. Sto cercando di fare una torta che abbia un sapore unico, mai esistito. E sono sicura che questa ha un sapore già conosciuto.
Certamente conosciuto. Polly l'hai vista? Polly era qui. Fermo lì. Deliziosa! Allora, ce l'hai fatta? No, non ci siamo proprio. Troppo cacao, sì, cacao. Vorrà dire che dovrò riprovarci di nuovo. Lavoro, lavoro, lavoro! Ma prima... il giorno più bello di sempre! Polly? Deve pure esserci un modo per trovare Polly. Pensa, Rick, pensa! Oh, Polly Pocket è imprendibile! Oh. Ho trovato la telecamera! Oh, Polly! Rick sta cercando di chiedermi del giorno più bello di sempre. Noioso! Perché non posso mostrarglielo? Ok, telecamere accese, messa a fuoco, tutto pronto. Oh, la missione di oggi è il giorno più bello di sempre! Di oggi compiuta! Missione di oggi fallita. Non ho potuto fare l'intervista. Il giorno più bello di sempre? Ah, il giorno più brutto. Ehi, ne sei proprio sicuro? Guarda un po' qui. È solo una questione di tempo. Polly Pocket è imprendibile! Oh! Rick sta cercando di chiedermi del giorno più bello di sempre. Noioso! Perché non posso mostrarglielo? Il giorno più bello di sempre! Il giorno più bello di sempre! Sì! Almeno lo sarà fino a domani. Ehi! Eh? Vediamolo un'altra volta! Vero? Aspetta, è facile! La ricostruiamo! Lo possiamo fare? Ma sì, lo faccio sempre! Ok, è la prima volta! Raccogliamo un po' di bolle! Ecco l'ultima! Bollicciorso, mi senti? Ok, questo non era previsto! È una bolla Frankenstein! Bollicciorso! Bisogna ammetterlo, Bollicciorso ci ha fatto fare il tuffo migliore di sempre! Facciamolo di nuovo! Okay. Okay. Gonna be the best time ever.
Italia! Non vi rendete conto di dove siamo? Sta inarcando il sopracciglio per fingere che mi importi qualcosa. Siamo nel mezzo del rettangolo delle Bermuda. Vuoi dire triangolo delle Bermuda? Oh no, il rettangolo delle Bermuda è molto peggio. Peggio nel senso che? In che senso? Guardate! Una nave pirata affondata! Wow! Potrebbe avere un'importanza storica. Non abbiamo molto tempo. I pirati del rettangolo delle Bermuda ci stanno per attaccare. Prendo i palloncini d'acqua. Bene, ora so come reagiscono i miei amici in un'emergenza. Ma ciò che non sanno è che... Troppo peso su un solo lato. Ricky, Shani, Chris e tutti quanti andate a tribordo e pronti all'azione. Siamo sotto attacco! Sotto attacco? Volevo dire, suonate l'allarme! Carica! Il divertimento non durerà a lungo, non abbastanza per me. Quindi mi sono premunita, pronti per una nuova battaglia! I miei amici mi nascondono il regalo, ma io lo trovo sempre. Scusate, quasi sempre. Eh sì, quest'anno lo hanno nascosto bene. Adoro la caccia. Rick, Polly cercherà sicuramente qui, così ho nascosto tutto nel mio posto preferito, Laila. Ok, il suo posto preferito? Oh, il centro commerciale. Laila, davvero? Il centro commerciale è troppo facile! Ho nascosto il regalo sulla cima del Monte Panorama, dove sarà al sicuro dalla cacciatrice di regali Polly! Shani! Non sanno con chi hanno a che fare! Ah! Dolce vittoria! Non riusciranno a depistarmi! Ah! Di nuovo! La sorpresa si trova a casa di Polly! Astuto! Sorpresa! Buon compleanno! Ti è piaciuto il regalo? Quale regalo? Qualcosa che non potevi sbirciare! Un'avventura! Ci siamo impegnate davvero molto! Quindi era una specie di caccia al tesoro? Era quello il mio regalo? Ciao! Ti è piaciuto? È stata una mia idea! No, non è vero! Oh. È stata una nostra idea! È stato divertente, vero? Sanno esattamente con chi hanno a che fare! È il più bel regalo di compleanno della mia vita! Mancano solo 30 minuti prima che il sole batta sulla cascata. Mi perderò la foto perfetta. Ma non possiamo andare vestite così. Non vale la pena fare una foto se non ci vestiamo bene. E non vale la pena vestirsi bene se non possiamo fare la foto. Lia vuole la luce giusta, Laila vuole le scarpe giuste e io voglio l'avventura giusta. Una scorciatoia! Una scorciatoia attraverso rovi di more sporche e pungenti. Era questa la tua idea? Lo era. Ma se vuoi, passa da qui. Da qui dove? Facciamo a gara chi arriva prima. Le mie scarpe non sono state fatte per questo. Oh, questo. Altre idee intelligenti. Questa è la migliore finora. Non la dovevo chiedere. Appena in tempo. Perfetta! Guardate i miei vestiti! La macchina sta per scappare, sbrigati! Ci penso io! Oh. Ora sei perfetta, perfettamente fangosa!
qui sono Lady Synchrony. Mi puoi spiegare? Hanno partecipato a un'estrazione e la vincitrice incontrerà Lady Synchrony. Sono convinta di aver già vinto. Non è così. Oh no, chi glielo dice ora? Ho un'idea, a dopo. Non serve che lo sappiano. Ho detto che abbiamo vinto. Sembra un po' più alta in TV. Rivoltante. È così schizzinosa. Aspetta, non hai il suo piatto preferito? Ma sì, certo. Tutti quanti sanno che lei adora le acciughe. Aspetta, che strano. Sono forte, sono qui. Lo so, ok, questo non faceva parte del mio piano. Va bene, ecco. Non la conosco tutta questa roba. La verità è che non avete vinto la competizione, per cui ho pensato di fingermi Lady Synchrony. Avremmo dovuto farle mangiare le acciughe. Yuhu! Diva a bordo! Io so per certo che non la conosce tutta quella roba. Vado a prendere le acciughe. Sono contenta che non abbiamo vinto. La serata sarà molto più divertente.